Sì, Civita di Bagnoregio è uno dei luoghi più belli del mondo, assolutamente unico al mondo per tantissimi motivi e purtroppo è uno di quei luoghi che rischia di essere dimenticato. Quindi oggi con un grandissimo gruppo di intellettuali, scienziati, abbiamo lanciato una grande sfida, quella di rimettere al centro dell'attenzione la salvaguardia di Civita di Bagnoregio e di lavorare per chiedere riconoscimento di sito UNESCO per Civita e la Valle dei Calanchi. Dobbiamo fare di tutto per salvarla e valorizzarla, bellissima la lettera e la notizia che il ministro Franceschini è con noi, per noi è molto importante e lo ringrazio. E quindi è una giornata importante per Civita che parlerà al mondo, ma è anche un altro segnale del modello di sviluppo che noi abbiamo in mente, cioè quello di scommettere sulla bellezza, il gusto, il paesaggio, il panorama e questa ricchezza inestimabile che nel Lazio c'è e che spesso è trascurata. Lo stiamo facendo con mille iniziative, ma indubbiamente questa di Civita di Bagnoregio si candida ad essere una delle iniziative a livello globale, simbolica, ma anche molto molto concreta.